Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 17 marzo del 2021. E questa rassegna stampa, ve lo ricordo, potete vederla ormai su tutti quanti i mezzi possibili. La vedete su Facebook, la vedete su Instagram, la potete vedere da Telegram. Dovete iscrivervi al canale Telegram, quindi sostanzialmente scaricarvi l'applicazione di Telegram sui vostri telefonini, che è un'applicazione di messaging come WhatsApp o come Signal. E quella, che cosa succede? Quando voi vi siete scaricati Telegram, avrete la notifica in diretta di tutte le volte che esce una zuppa in diretta e non solo i pezzi del sito nicolaporro.it. Fatte queste lunghe, lunghissime premesse, quindi adesso mi scuserete di queste notizie di servizio, adesso andiamo finalmente ai giornali di oggi. Allora, vedete, voi sapete che io ho una certa critica nei confronti, cioè un atteggiamento critico nei confronti dei giornali. Chiamo il giornale unico del virus, quello che ci mette un terrore blu. E però devo dire la verità che oggi Belpietro, e non solo Belpietro, forse qualcun altro avrebbe potuto rivendicare il fatto che, certo, a livello di cialtronaggine i giornali non sono certo i peggiori. Anche perché noi che parliamo spesso, io sono di questi, male della nostra categoria, come definire quello che sta succedendo oggi sul processo autorizzativo di un vaccino che riguarda milioni di europei? Come definirlo? Come definire lo stop definito dall'Agenzia del Farmaco italiana, dall'Agenzia del Farmaco tedesca, da quella francese e oggi i titoli dei giornali pronti a ripartire coi vaccini? Il problema sono i giornali che indicano le scelte della minchia fatta dall'Agenzia del Farmaco o sono le agenzie del farmaco e toc toc? Burioni, non mi sembra di aver visto ieri dei grandi tweet, come possiamo, dei grandi insulti, delle grandi processi a queste agenzie del farmaco, che per la verità tra agenzie del farmaco e leader politici, compresi la mitica signora Merkel, ieri hanno combinato un pasticcio mostruoso. Oggi Travaglio ha buon gioco a dire in un giorno solo, in un pezzo, diciamo, in cui fa finta che queste cose che sono avvenute ieri le avesse fatte Conte e obiettivamente l'avremmo sbranato, ma siccome le fanno sempre lo Speranza di turno, ma anche Draghi, nessuno sbrana la situazione di ieri, è una situazione pazzesca. Cioè, pazzesca, comunque voi la pensiate. Oggi, quando Travaglio dice che quello che ha fatto ieri le autorità governative italiane, le autorità farmaceutiche italiane e le autorità di controllo europee hanno fatto più danni alle vaccinazioni di quanto abbia fatto i Novax in tutta la loro vita, scrive oggi Travaglio. È difficile dargli torto su questo perché quello che è successo ieri è stato incredibile. Oggi io mi trovo l'ex direttore generale dell'EMA, che spesso è venuto a Quarta Repubblica da noi, si chiama Rasi, persona per bene, che è in pensione e che dice oggi sul Foglio, intervistato, che questa è stata una decisione politica. Ma come una decisione politica? Sulla verità poi dicono che è la Merkel che si è imposta e anche qui va dal senso della incapacità dell'Europa di poter ragionare come Europa. Ma che vuol dire che si è imposta la Merkel? Che cosa è successo? Lo spiega bene il Domani, secondo me il pezzo, uno dei pezzi più chiari, anche perché nella sua prima paginona vi spiega esattamente cosa è successo. A differenza di quello che ho detto ieri, citando il Thomas Henrich Institute, pensando che fosse un centro autorevole, è la loro agenzia del farmaco. Quindi mi scuso della mia ignoranza. L'agenzia del farmaco di ieri, attraverso il suo portavoce, ha chiamato il ministro della Sanità tedesco e ha detto: Oddio, ci sono 7 casi su 1,6 milioni di vaccini AstraZeneca somministrati, 7 casi di una trombosi molto rara. Di questi 7 casi ce ne sono 4, scusatemi, 4, 3 mortali, 3 mortali e 4 non mortali su 1,6 milioni di dosi. È il resoconto di quello che è avvenuto ieri. E in realtà per quindi 4 casi sul milione, il che vuol dire 3 mortali su 1,6 milioni e 4 su 1 milione, scusate il gioco dei numeri, ma sostanzialmente stiamo parlando di un'incidenza bassissima, sempre che fosse dimostrata la correlazione. Prima dobbiamo dimostrare che queste trombosi rare sono nate effettivamente dalla somministrazione del vaccino. Se fosse vero, sarebbero 4 casi su 1 milione e quindi si
si può discutere, si può fare una valutazione, conviene, non conviene prendere questi rischi, chi li deve prendere, come sottoporsi e come minimizzare i rischi, ma il punto fondamentale è che questo qui chiama il ministro della salute, il ministro della salute blocca le vaccinazioni, la Merkel convince gli altri partner europei a bloccare le vaccinazioni. Ma ragazzi, ma dove viviamo? Ma vi rendete conto in che situazione ci stiamo trovando? Anche perché adesso è difficile ritornare indietro su questo vaccino, e il pezzo di Fubini di oggi è un pezzo sul Corriere della Sera che vi dovete leggere. Non parliamo di un complottista o presunto tale, perché spesso i complottisti sono soltanto dei maverick dell'informazione che non hanno la fortuna di lavorare per il Corriere della Sera o Repubblica, fortuna si fa per dire, ma insomma ci spiega Fubini in modo molto chiaro che il business dei vaccini, alla faccia delle minchiate che anche da me hanno raccontato gli analisti sui vaccini e le società farmaceutiche guadagnano poco, io sono per il guadagno, io sono per l'utile, a me non è fotte nulla che le aziende guadagnino sui farmaci, proprio nulla. Io penso che i brevetti debbano resistere, perché i brevetti sono l'unica garanzia che, grazie all'utile e alla benevolenza, come diceva Smith del macellaio, l'impresa privata faccia il bene collettivo. Ma il punto è un altro: sul business dei vaccini ci sono 150 miliardi di euro di fatturato, come scrive bene oggi Fubini, fatturato per cui AstraZeneca, la società inglese, il cigno nero del Big Pharma, che è un Big Pharma perché non è che stiamo parlando di una piccola azienda, però sostanzialmente dice Fubini, attenzione, perché in questo Big Pharma c'è il tentativo di punire forse AstraZeneca. E d'altronde su AstraZeneca gli hanno detto tutti i colori, ci ha messo anche del suo, però autorizzata fino a 55, fino a 65, poi sopra 65, Macron che dice che non va bene per gli anziani e poi dopo viene smentito. Insomma, è una storia pazzesca in cui poi dopo si vuole, in realtà bisogna leggere tante cose, dice Fubini, per esempio andare a vedere che Pfizer sì, è americana, ma voleva concedere una licenza alla francese Sanofi. Insomma, una grande battaglia geopolitica raccontata da Fubini, che parte dal business. Tutto questo però sulla pelle di persone che dovrebbero vaccinarsi, o comunque col vaccino potrebbero trovare una soluzione a questi lockdown di cui non si parla più. Cioè, il lockdown non è più un tema, tranne che rarissimi casi. E tra l'altro Repubblica oggi è fantastica. Vaccini, ora l'Europa chiede l'aiuto a Pfizer, perché noi vorremmo più dosi da Pfizer, e in questa specie di incapacità totale di europea siamo veramente nella follia più totale. Il Foglio la prende con il cosiddetto populismo, il precauzionista. Allora, adesso il punto fondamentale è che bisogna mettere populismo davanti a tutti, perché sennò quelli del Foglio non riescono ad attaccare Salvini, non sono contenti, non c'entra assolutamente nulla. Ma il precauzionismo, il metodo della precauzione, peraltro il Foglio, questo devo dire che con Ferrara ce l'ha da anni, è il motivo per il quale l'Europa, siamo contenti che abbiamo bloccato il glifosato, siamo contenti che abbiamo bloccato gli OGM, siamo contenti che facciamo delle battaglie ambientali incredibili, perché tutte queste robe qua sono fatte sul principio precauzionista, che è esattamente uguale a quello che viene utilizzato per bloccare il vaccino di AstraZeneca se c'è qualche possibilità di morto, perché la precauzione vale più che il pragmatismo anglosassone. Questo è il principio. Capone lo spiega molto bene, come da par suo, oggi sul Foglio, ma è figlio di quel principio molto tedesco, sostengono sul Foglio, non solo sul Foglio, per cui per precauzione, meglio che stiamo fermi. Poi se stiamo fermi c'è gente che muore di fame, c'è gente che muore di Covid, non si produce energia elettrica, poi alla fine poi i fermi sono sempre quelli che non sono vicini a quelli che vogliono avere questo principio di precauzionismo. Voglio vedere il precauzionismo sul carbone tedesco, e voglio vedere il precauzionismo su il Wüster tedesco, non c'è. Però sul resto c'è una grande precauzione per stare molto attenti. Non che io ce l'abbia con i tedeschi, io ce l'ho con questa idea per cui oggi il rischio, anche minimo, il rischio deve essere zero se non si possono adottare comportamenti che invece salverebbero milioni di persone. Ma andiamo avanti così. Tra l'altro oggi ci sono due cose che secondo me sono clamorose, e la prima è, devo dire la verità, è il cambio di passo del Foglio sulla scuola. Finalmente ci sono arrivati anche loro, ma ieri c'erano arrivati altri, io ne sto parlando da settimana. Cioè, questo governo Draghi sulla scuola sta completamente sbagliando. Il governo della scuola merita una sonora bocciata, dice oggi il Foglio, che non
può essere certamente considerato un governo, un giornale antidraghi. Cerasa addirittura scrive sulla scuola: non sta facendo tutto il possibile, cioè non c'è il whatever it takes che Draghi ci ha immaginato di saper fare per il il sistema bancario. L'altra grande cosa riguarda l'economia. Se anche questa fosse confermata, la proposta di Orlando su come uscire dal blocco dei licenziamenti è demenziale. Ve la spiego subito. Le grandi imprese, quelle che hanno la cassa integrazione, potranno licenziare da giugno. Il blocco dei licenziamenti quindi scade a giugno. Le piccole imprese, quelle che hanno un dipendente, non potranno licenziare fino a ottobre. Se questo dovesse avvenire, cioè, ci sarebbe da fare veramente le barricate. Cioè il bar, il piccolo artigiano, quelli che non proprio sono chiusi, che non hanno nessuna possibilità, che non hanno nessun prestito, che sono dei paria, che sono lì, beh, insomma, si devono pagare il loro dipendente. Poveraccio, io non ce l'ho contro il loro dipendente, ma sono i primi che invece in realtà avrebbero bisogno di capire con un po' di flessibilità come campare. No, loro si devono tenere il loro dipendente e non lo possono licenziare. La piccola impresa di servizi, la piccola impresa di pulizie, la piccola impresa che fa web marketing, che c'ha una persona, perché purtroppo era piccola, beh, quella se la deve tenere fino a ottobre, non la può licenziare, la deve pagare perché c'è il blocco dei licenziamenti. Tanto ci pensano Orlando e loro a pagargli lo stipendio, una cosa da matti, da matti. Nel frattempo la genialità, scusatemi, sempre sulle questioni che riguardano il governo, cambia completamente il CTS, cioè il Comitato Tecnico Scientifico, e qui il Tempo la definisce la strage di Conte, la strage degli scienziati di Conte, perché ne conferma 5 su 27 e sostanzialmente tutta quella prima linea che era stata questa enclave dei contiani viene fatta fuori, rimane Locatelli coordinatore e Brusaferro portavoce, quindi cambia poco secondo me, ma la cosa divertente è che cambia comunque anche l'efficacia, il quarto pallino che mette in buca Draghi. Cambia il capo della protezione civile, cambia il commissario straordinario, cambia il comitato tecnico scientifico, beh, insomma, comunque una mano c'è. Purtroppo non ha cambiato il ministro della salute e di questo gliene renderemo sempre, diciamo, non conto, ma insomma glielo ricorderemo sempre. Grandi opere, pensate un po' voi, nel Sole 24 di oggi, solo 31 su 96 di quelle che hanno più di 50 milioni di appalto sono state fatte dal 2015 al 2017 oggi, cioè gli hanno assegnato la gara, hanno vinto la gara, hanno fatto l'appalto, non sono riusciti ad avviare i lavori, ma è una roba che ti fa venire il sangue al cervello. Nel frattempo Sallusti oggi ci parla del doppio standard e ha anche molta ragione, perché dice che la Cucchi è stata ed è una cosa incredibile secondo me, cioè lei ha dato a Salvini dicendogli che era uno sciacallo e che parlava in preda al mojito. Devo dire la verità, io la penso come Sallusti, chiunque possa, cioè si possono dire queste cose, cioè stiamo ancora nella fase in cui non vedo perché la Cucchi non possa dire una cosa di questo tipo di Salvini, ed è legittimo che glielo dica Salvini, però la querela le viene assolta. E per me sta bene, cioè io penso che questa sia una cosa giusta, però dice giustamente Sallusti, io condivido al 100% la tesi del direttore del giornale, mi dovete spiegare per quale motivo io, Sallusti, che ho scritto un articolo in cui ho detto che il magistrato Di Matteo è un megalomane, vada a processo. Cioè si può dire che Salvini è uno sciacallo e non si può dire che Di Matteo è un megalomane, posto che non mi sembra un grande insulto dire megalomane, a dare del megalomane al magistrato. E ancora ricorda Minzolini, c'è un pezzo oggi sul giornale in cui, dopo essere caduto 4-5 volte col suo motorino sulle buche di Roma, che tutti noi che viaggiamo in motorino a Roma sappiamo essere una specie di foro continuo, beh, insomma, dice che la Saggi in un tweet è una demente, forse anche un po' arrabbiato dalle buche, e va a processo pure lui! Quindi è molto semplice, alla fine il rischio che ci sia un doppio pesismo su diciamo gli insulti e le arrabbiature, quelli di sinistra possono farlo, quelli di destra no, e insomma è il solito copione. Letta alla prima grana, lo dicono tutti, perché Gualtieri praticamente non è appena arrivato Letta lì a fare il segretario del Partito Democratico, tac! Gualtieri si candida come sindaco di Roma. Tanto Calenda si arrabbia come una bestia e consegna un'intervista al Riformista in cui dice: non mi hanno neanche chiamato. Non so se debbano chiamarlo, visto che lui non è all'interno del PD, però riesco a capire che lui cercava di moderare e federare tutta la sinistra. Secondo me li prende più da destra i voti Calenda che da questi di sinistra. Ma comunque Avvenire dice che la lotta che Letta arriva e non ha gradito la questione
di Gualtieri, ma soprattutto non tanto perché non approva Gualtieri, ma perché non approva il metodo. Le amministrative quindi saranno la prima palestra per capire come sarà la gestione della storia e della segreteria di Letta. Insomma, con tanta precauzione io vi do la buona giornata. Mi raccomando, state molto attenti a tutto quello che fate, perché non c'è un EMA che viaggia sopra di voi e che vi vigilerà per le prossime settimane. Roba da matti. Ciao.